Come sei entrata in questo progetto, in questo film, Veleno, e perché? Questa storia mi è stata raccontata dal produttore Gaetano Di Vaglio ed è ispirata a una storia vera. Mi sembrava una bellissima storia da raccontare perché partendo da un microcosmo in realtà racconti un po', diciamo, un ambiente molto più grande, racconti poi anche l'Italia, no? Perché poi, diciamo, in Campania si è avuto il coraggio di dire questo posto qui, che poi è un posto molto circoscritto e La inquinato, terra ma dei io. fuochi, siamo Stiamo qua. parlando della Terra dei Fuochi, però in realtà secondo me il nostro paese ha magagne in giro, perché su questa cosa dei rifiuti tossici abbiamo un po' tutti, sia chi colpevolmente, chi solo girando la faccia, delle colpe, no? Perché non ci siamo presi cura della terra, e la terra è il grembo materno, è quello che ci accudisce, che ci dà da mangiare, che poi lasceremo ai nostri figli. È anche la storia di una famiglia, una storia drammatica, di amore, anche un po' di tradimento, se vogliamo. No, è una storia, sì, è una storia d'amore in realtà, è una storia anche di meschinità, perché per esempio tra i due fratelli c'è chi vuole girare la faccia dall'altra parte e pensa ora è qui, senza pensare che quella terra poi sarà avvelenata per i propri figli, no? E questo gioca un po' anche l'ignoranza, e c'è chi invece dice questa è la terra di mio padre, qui c'ho le mie radici, io sono nato qui e questa è la terra dei miei figli, sarà un domani e poi dei figli dei miei figli. E quindi c'è un attaccamento morboso e i rapporti ovviamente umani noi li raccontiamo in tutte le loro sfaccettature, anche quelli d'amore e allo stesso tempo quelli tra fratelli, no? E tra coparenti, come si dice, tra il parentame. Parliamo del tuo personaggio, che è una donna molto risoluta, coraggiosa, una bella figura di donna del sud, di donna. Eh beh, è un bellissimo personaggio perché lei parte sottotono, parte come una donna cattolica, sempre un passo indietro, tutto decide mio marito è il centro del mio mondo, e poi quando si trova di fronte alle difficoltà e tira fuori le unghie, no? E quindi protegge poi alla fine il volere del marito, che poi è anche il suo, protegge la sua terra con le unghie e con i denti. E questo secondo me è un personaggio molto positivo perché rappresenta anche una femminilità guerriera, no? Una femminilità non poi neanche tanto ricercata, ma molto tagliente, molto forte. La sensibilità ambientalista mi sembra che ti appartenga. Sì, io cerco di fare nel mio piccolo, nella quotidianità, dei piccoli gesti di attenzione, cerco di insegnarli ai miei figli perché penso che sia importante che tutti ci occupiamo di quello che lasciamo e non solo perché la terra è implosa e non ne può più e quindi dobbiamo in qualche maniera, ognuno a modo suo, nel piccolo, cercare di guardare il proprio. Certo, poi quando scopri che tu fai la raccolta differenziata e loro le rimischiano, è quello un pochino ti innervosisce. Che rapporto hai tu con la mostra di Venezia? Quando vieni qua, che ricordi hai? Beh, io sono arrivata qui col mio primo film che era quello di Antonioni, quindi sicuramente mi sento un pochino a casa, ma un po' anche sempre intimorita perché è comunque come essere in un frullatore, no? Sei 24 ore, c'è tutto che ruota intorno al cinema e non succede questo spesso. Quindi è molto bello, è molto divertente. Hai un E io ho ricordo un rapporto. speciale? Beh, quando ho fatto la madrina mi sentivo un po' la padrona di casa e questo è bello, Oggi, con la tua esperienza, che cosa no? Rifarei diresti? tutto da capo diversamente.